Buongiorno, ciao a tutti e bentrovati sul mio canale. Allora, mi scuso già per i rumori che sentirete in sottofondo in questo video, però stanno lavorando sia sotto nella casa di mio fratello sia dietro, i miei vicini. Ho aspettato tutta stamattina per girare il video, però vedo che i rumori non diminuiscono assolutamente, anzi, per cui devo assolutamente girarvi questi due video anche perché i prossimi giorni sarò impegnatissima, per cui insomma, portate pazienza. Allora, oggi vi mostro nuovi color kit del sito Semplici Bijou. Come sempre sono disponibili sul sito già da subito, vi lascio il link sotto nell'info box. Sono sempre in quantità limitata, come tutte le volte, e basta, penso di avervi detto tutto. Ora ci riguardiamo per bene nel dettaglio tutti quanti. Allora, il primo color kit che vediamo insieme oggi è quello delle perle di vetro cieche colorazione Persian Blu. E troviamo una confezione da 60 pezzi di perle da 3 mm. Guardate che colore è questo Persian Blu. È meraviglioso, mi piacciono veramente un botto. Poi, sempre confezione da 60 pezzi anche per le 4 mm. Poi, una confezione da 30 pezzi per le 6 mm. E poi anche una confezione da 25 pezzi di 8 mm, quindi abbiamo in questo color kit le quattro misure che utilizziamo di più. Che meraviglia! Sono veramente bellissime queste perle. Mi piacciono tanto, tanto, tanto. Quindi questo era il color kit delle perle di vetro cieche Persian Blu. Altro color kit che vediamo oggi è quello dei rivoli da 12 mm nella finitura moccia, quindi all'interno troviamo tantissime colorazioni di rivoli da 12 mm in questa finitura che ormai conosciamo. Sono ben 12 coppie di rivoli, 12 colorazioni diverse e sono una più bella dell'altra. Adesso le vediamo per bene tutte quante. Allora, troviamo Iperido AB. Guardate che spettacolo, sono veramente bellissimi, fatti benissimo questi rivoli, sono quelli con la patina dietro, io li ho usati tantissime volte e mi piacciono sempre un sacco. Adesso ve li mostro tutti, poi magari ne tiriamo fuori una colorazione per vederli meglio da vicino. Ci sono poi i Light Topaz AB con la patina gialla dietro, bellissimi. Poi i Greige AB. Questi li adoro, cappuccino con la patina cappuccino dietro. Poi abbiamo i Sapphire AB, questi sono verdi dietro, bellissimi. Poi i Violet AB. Poi ci sono gli Aquamarine AB, guardate che meraviglia, patina azzurra dietro. Poi ci sono i Light Rose AB, poi gli Hyacinth AB con la patina rossa dietro, belli, belli, belli. Poi i Light Smoked Topaz AB, e sono questi, bellissimi. Poi i Burgundy AB, che io adoro sempre, con la patina burgundy dietro. Poi i Crystal AB, guardate che luce, dietro sono bianchi. Ed infine i Juice Peach AB, quindi un bellissimo tono di arancio pesca. Eccoli qua, cioè, guardate che spettacolo, sono meravigliosi. Poi io sono sempre senza rivoli da 12, quindi ottimo, quanti bei progettini usciranno qua. E ne apriamo uno a caso, prendo uno a caso, prendiamo questi che sono gli Hyacinth AB e li vediamo da vicino, così vi mostro come sono fatti bene. Sono veramente luminosissimi, dietro sono perfetti, sempre fatti molto bene e come spessore direi che non è assolutamente male, anzi, ottimi. Ve li stra consiglio, sono uno spettacolo. Belli, 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 belli. Quindi questo era il color kit dei rivoli da 12 mm finitura moccia.
Altro color kit sempre dedicato alla linea Mocha, questi sono invece triangoli da 12 mm, anche qui tantissime colorazioni. Questi triangolini da 12 mm li abbiamo usati anche nell'ultimo progetto in collaborazione appunto con René, abbiamo realizzato la Parure Dynasty, di cui trovate il tutorial qui sul canale, e mi piacciono veramente tantissimo questi triangolini, tant'è che voglio assolutamente farci anche altri progettini che poi ovviamente vi mostrerò, e anche perché sono tantissimi colori, sono uno più bello dell'altro, per cui mi viene proprio voglia di usarli subitissimo. Allora troviamo il cristallo AB, guardate che meraviglia, sempre con patina bianca, bellissimi, mamma che belli. Poi i Juice Peach AB, quindi il pesca, stupendo anche questo colore. Poi la Synth AB con la patina rossa, bello bello bello. Poi il Light Smoked Topaz, poi troviamo i Sapphire AB con la patina verde, belli belli belli. Poi i Grage AB, guardate che riflessi, bellissimi proprio. Poi i Peridot AB, poi gli Aquamarine, adoro, che meraviglia. Poi troviamo anche i Violet AB, i Burgundi AB, cioè guardate che riflessi pazzeschi, bellissimi. Ed infine troviamo anche i Light Rose AB con la patina rosa dietro, belli belli belli. Anche qua magari ne apriamo uno, apriamo questi che sono i Light Smoked Topaz, così vediamo anche questi da vicino come sono fatti bene. Allora questo è il davanti, cioè guardate, non so se si capisca bene i riflessi che fanno, ma vi assicuro che sono ancora più belli da come risultano in video. Sono pazzeschi, mi piacciono tantissimo. Vediamo insieme anche i retri sono sempre perfetti e lo spessore è veramente minimo. Belli, belli, belli. Mi piacciono un botto, adoro. Allora, questa è proprio una chicca, una super novità, sono i cristalli cinesi, quindi i cipollotti 4x3 gold plated, quindi sono quelli che hanno due colorazioni, quindi hanno una base, il colore base, e poi hanno delle macchie dorate gold plated appunto. Allora, questa è base bianca, guardate che meraviglia. Allora ne tiriamo fuori uno così lo vediamo. Sono tantissimi, sono piuttosto lunghi, vedete, faccio così e guardate che belli che sono, mi hanno conquistata, sono veramente bellissimi. Quindi questo è il white gold plated, poi lo sistemo. Poi troviamo il red, quindi il rosso, cioè sono uno spettacolo, mamma mia che belli, bellissimi. Poi troviamo il blu gold plated, quindi a base blu con le macchie dorate, cioè è bellissimo. Poi io li trovo super eleganti, veramente bellissimi, non vedo l'ora di usare anche questi. Poi questo che mi piace un sacco proprio, che è il turquoise gold plated, cioè guardate qua che meraviglia. Ed infine troviamo all'interno di questo color kit anche l'acqua gold plated, sempre un filo intero, cioè sono meravigliosi, cioè è bellissimo questo color kit, guardate qua, questi sono fuori, cioè guardate che meraviglia, belli 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 belli. Vediamo il prossimo. Altro color kit, sapete quanto io amo i mezzi cristalli, appena l'ho visto ho detto wow, fantastico. Questo è un color kit interamente dedicato ai mezzi cristalli da 4 mm nella finitura alabaster
quindi allora sono tutte confezioni da 50 pezzi, mi sembra siano 12 colorazioni diverse. Allora troviamo gli Alabaster Pastel Lilla, guardate qua che robetta, bellissimi, bellissimissimi. Poi troviamo i Burgundi, sempre finitura Alabaster Pastel, belli belli belli. Poi i Bordeaux, cioè guardate qua che belli, adoro, adoro tantissimo. Alabaster Pastel Light Sapphire, un bellissimo azzurro. Poi troviamo i Light Brown, che adoro. Poi i Light Cream, belli belli belli. Poi troviamo anche i Light Coral. Poi questi che sono gli Alabaster Turquoise, bellissimi. Poi ci sono anche questi che sono gli Alabaster Pastel Light Grey, che mi piacciono veramente tantissimo, sono proprio belli. Poi troviamo anche questi che sono i Pastel Petrol, bellissimi. Poi questi qua che sono fantastici, sono bellissimi, mi piacciono veramente un botto questi. Sono gli Alabaster Pastel Dark Coral, cioè wow, mai visti questi? Mi piacciono veramente tantissimo. Ed infine troviamo anche gli Alabaster Pastel Montana Blu, che io adoro, li ho usati tantissimo questo colore. Belli, belli, belli. Guardate che bene sta questo abbinamento. Che con questo, no, forse meglio con questo. Con questi due colori devo farci assolutamente qualcosa perché in abbinata stanno benissimo. Quindi guardate qua che meraviglia, cioè adoro i mezzi cristalli, non c'è niente da fare. Allora, quindi questo era il color kit dei mezzi cristalli da 4 mm nella finitura Alabaster Pastel. Però non è finito con i mezzi cristalli, perché anche il prossimo color kit è dedicato sempre ai mezzi cristalli. È una colorazione, ha una finitura pazzesca. Adesso ve lo mostro. Ultimo color kit che vi presento oggi, sempre dedicato ai mezzi cristalli da 4 mm, come vi ho detto prima, però l'ho lasciato per ultimo perché questo è super super super, mi piace veramente tantissimo. E quindi all'interno di questo color kit troviamo tante colorazioni di mezzi cristalli da 4 mm nella finitura Heavy Metal ed è pazzesca. Sono bellissime, una più bella dell'altra. Allora, sempre bustine ovviamente da 50 pezzi e troviamo gli Heavy Metal Tanzanite, cioè guardate che colore, che meraviglia, mamma mia, non so più cosa dire, però sarò ripetitiva, però veramente sono bellissimi. Poi troviamo i Jet Heavy Persian Blue, bellissimi, cioè uno più bello dell'altro veramente. Poi Jet Heavy Metal Comet, belli belli belli. Poi gli Heavy Metal Mauve. Poi troviamo questi che sono i Jet Heavy Metal Turquoise, guardate che colore anche questo. Poi questi che sono gli Heavy Metal Beige, bellissimi. Poi troviamo anche questi che sono gli Heavy Metal Salmon, cioè guardate anche questi. Wow, sembrano proprio infuocati, non lo so. Non so neanche io come dirlo, spero che in video si capisca bene la luminosità, sono bellissimi veramente. Poi troviamo anche questi che sono i Jet Heavy Metal Dark Magenta, un viola pazzesco, bello bello bello. E poi questi che mi hanno veramente lasciata senza parole, i Jet Heavy Burgundi, e guardate qua. Credo siano veramente bellissimi, cioè i più belli che ho visto, veramente. Cioè questi qua non so neanche se ho il coraggio di usarli da quanto mi piacciono, veramente belli. Jet Heavy Burgundi, bellissimi. Ed infine troviamo anche questi. Di questi cosa vogliamo dire? Cosa dobbiamo dire? Niente, sono troppo belli.
i Jet Eevee Metal Navy Blu. Che meraviglia! Cioè, favolosi questi mezzi cristalli. Veramente, veramente bellissimi. Io non so più cosa dirvi. Cioè, guardate qua. Belli, 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 belli. Quindi questo era il color kit dei mezzi cristalli 4 mm nella finitura heavy metal. Wow, wow, wow. Quindi questi erano tutti i color kit nuovi che trovate sul sito di Semplici Bijou. Ovviamente trovate il link sotto nell'info box. Fatemi sapere cosa ne pensate di questi color kit. Io li adoro tutti quanti, non saprei dire quale mi piace di più. Sì, dai, forse questo, ma non lo so, non so, mi piacciono tutti. E niente, vi ringrazio per aver seguito il mio video, vi mando un super bacione e come sempre vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!